are dying, please. We are dying. Il Papa lo ha definito il più grande cimitero d'Europa. Parliamo del Mediterraneo, che è tornato in questi giorni ad essere attraversato da migliaia di migranti. Viaggi della speranza che spesso fanno i conti con epiloghi tragici. Trovare soluzioni alternative alla migrazione per frenare quei flussi è il lavoro che porta avanti Interlife, un'organizzazione di cooperazione internazionale che opera in India e in Africa. Hanno sviluppato un modello, un toolkit, per contesti con un reddito medio pro capite inferiore a $2 al giorno. Una formula che prevede un percorso formativo e la fase di avvio della microimpresa sotto la supervisione di Interlife e dei suoi partner in loco. I beneficiari dovranno replicare il toolkit Interlife con i prodotti e le entrate derivanti dalla propria attività e donarlo a loro volta a un'altra persona in difficoltà. Questo con l'avvio di nuove microattività che mirano a garantire sicurezza alimentare ed economica a un numero crescente di persone. Il toolkit è la nostra risposta innovativa ed innesca nelle comunità più povere dove noi operiamo un meccanismo di sviluppo sociale ed economico. Non è assistenzialistico, si può ripetere all'infinito, andando ad aiutare sempre più persone. Noi ne abbiamo le prove, sono tutti progetti ad oggi realizzati. Per sensibilizzare su questo tema e per raccogliere fondi, Interlife ha realizzato un EP musicale, Mediterraneo, disponibile anche sul sito interlife-sostegno.org, la produzione di Livio Magnini, chitarrista dei Blu Vertigo. Può una canzone cambiare il mondo? Grazie alla compilation Mediterraneo vogliamo distribuire ora, subito, in Africa 400 toolkit per andare ad aiutare oltre 2000 persone in estremo bisogno di aiuto e a rischio della propria vita.